Anzitutto, qual è il tweet in questione? Il tweet in questione è questo che adesso vi faccio vedere. Il tweet in questione è questo che adesso vi faccio vedere. Eccolo. Allora, io ieri sera, credo, sì, alle 9 di sera mia, quindi erano le 4 di mattina in Italia, non è che abbia fatto molta attenzione a quello che allora, ho fatto questo tweet. Questo tweet è un messaggio semplicissimo. Prende come punto di partenza un'affermazione politica, l'uomo più importante del mondo, più potente del mondo, Biden, il quale pensa che sia suo dovere, e già qui io avrei da dire, di dover affermare pubblicamente in una forma del genere, evidentemente per attrarre quello che lui ritiene essere voti utili, che il futuro dell'industria dell'auto è elettrico e che non c'è turning back. Ora, a me sembra che questo non sia il compito di un politico. Mi rendo conto che molti presi dal desiderio, dalla convinzione che le auto elettriche siano la soluzione, una soluzione al problema del CO2, desiderino che i politici lo affermino. Però non è detto. Il futuro dell'industria dell'auto sarà ciò che è più conveniente produrre, date le regole che si impongono, i sistemi di tassazione, le penalizzazioni, gli incentivi che si impongono. Sta al signor Presidente degli Stati Uniti decidere se qualcuno riuscisse ad innovare, mi rendo conto sia altamente improbabile, e introdurre motori a combustione capaci di essere più efficienti sia del settore automobilistico, non sarebbe il motore elettrico. Non sta al politico dirlo. Voi direte, puff, questione di lana caprina, Boldrin sempre lì a spezzare il capello in 14, ma può darsi. Può darsi io sia sempre lì a spezzare il capello in 14, può darsi. Ah, viene Daniele Visioni, questo mi fa molto piacere. Mi ha appena detto, un attimo che mi vesto, quindi fra un po'. Eccolo qua, è già qua. Mamma mia, velocissimo. Si è vestito al volo. Sì, Ecco. decisamente. Ciao Daniele, Ciao ecco. Michele. Ti vedo abbronzatissimo. Dove sei? Sì, sempre a Itaca. Ah, sei Proprio. Itaca, ti Sì. immaginavo in locali italiani. No, no, è vero, riconosco il background, riconosco il background. Sì, Aspetta che lo sfondo è sempre prendiamo qui. lo sharing per adesso, che intanto l'ho motivato, e riconosco il background. Ciao, bentornato. Grazie. Si è fatto i capelli, si è tagliato tolto i Hai capelli. visto? Con grande scandalo della mia compagna che continua a protestare, e devo dire di tutte le donne che mi conoscono, che hanno continuato tutte a protestare in formati diversi, compresa la mia cara Vesmi. Toglievi un bel capello, dai, su. Sì, ma Però era fa un po' caldo. stanco, faceva molto caldo e i capelli bisogna anche dargli un po', come dire. Mi rendo conto non sia molto scientifico, ma appartengo a quella scuola antica che la mia mamma mi diceva: ma tagliagli ogni tanto che si rinforzano. In realtà dubito che. Quello no, però anch'io l'ho tagliato oggi perché con Ah, esatto, questo caldo francamente era il ci si caso. nota. Siccome Sì. ho voluto passare, già li avevo tagliati abbastanza finché ero in montagna, perché quando fai attività fisica un po' seriamente, non, insomma, i capelli danno fastidio almeno a me. Adesso che ho un mese qualcosa di isolamento qua a St. Louis di lavoro, ho detto tagliamoli. E quindi quando vado in bicicletta sto più fresco. Ascolta, allora stavo spiegando, prof, al massimo metti il cappellino. Ogni tanto mi metto il cappellino. Ma poi così si vede anche meglio la distribuzione dei colori, il bianco comincia ad avere il ruolo dominante. Allora stavo spiegando, visto che sei intervenuto, mi fa molto piacere. Stavo spiegando perché a me i tweet come quelli di Biden, proprio in via di principio, provocano grande fastidio. Provano grande fastidio perché? Perché, come stavo dicendo, non sta al politico, specialmente al politico molto potente come il Presidente degli Stati Uniti, decidere dov'è il futuro di un'industria e di un'altra. Al più sta al politico dire, per scelta politica, per argomenti che io ritengo convincenti, ho messo queste tasse, ho messo questi incentivi,
abbiamo proposto questo divieto, bla bla bla, adattatevi. Poi dove andrà l'auto? Se andrà elettrico, come probabile, o se andrà da un'altra parte perché magari qualcuno con un colpo di genio si inventa il motore diesel che non emette più CO2, ma che cazzo ne so, ne estrae l'energia, questo lo deciderà il cambiamento tecnologico. Ma questo era un punto, come dire, come avevo già detto, un po' di lana caprina, direbbe qualcuno, spezzare il capello in quattro, voler essere troppo precisino. Il punto del mio tweet, però dopo andiamo ai commenti di Dan, che Dan ha fatto su di Daniele, scusami, su Twitter appari come Dan. Sì, no, ma perché qua si confondono col nome lungo, quindi qua normalmente mi faccio chiamare Dan. Ah, ma io mi faccio accetto di farmi chiamare Mike, abbiamo gli stessi problemi. Esatto, sì. Okay. Well, good. Dan e Mike. Dicevo, il punto che volevo in realtà sottolineare è quello italiano. In Italia, come avrete notato, appena è stato tolto il blocco dei licenziamenti, abbiamo avuto una sequenza di annunci di chiusure di impianti manifatturieri. Di questi, almeno 3 o 4 su 4 o 5 che sono, uno è l'eterno Whirlpool che Di Maio aveva venduto come risolto ai tempi, non mi ricordo se di Conte 1 o di Conte 2, ovviamente risolto nulla, ma gli altri sono tutti aziende di componenti, che fa componenti per l'automotive, d'accordo? Allora, la mia osservazione è la seguente. Non voglio neanche provare a discutere, anche se dopo, visto che c'è Daniele, lo discuteremo, così facciamo anche un aggiornamento della situazione. Se le modalità adottate per la transizione ecologica nel comparto di auto, camion e autobus siano o non siano quelle socialmente efficienti. Assumiamo che lo siano. Quello che non si può accettare è che ogni volta che un'impresa che di conseguenza chiude, perché la transizione dai motori a combustione tradizionali agli elettrici, riduce la domanda in maniera drastica, tra l'altro. Ricordate che una buona fetta dell'automotive italiano di componenti dipende sia da FCA, ma soprattutto dai tedeschi. I tedeschi, che erano arrivati in ritardo sull'elettrico, viste le decisioni politiche a livello mondiale, da alcuni anni hanno accelerato il processo di transizione, hanno detto: avevamo provato a resistere facendo i diesel super efficienti, io che ho guidato per qualche anno un molto inquinante diesel Mercedes Super Duper, devo dire che era estremamente efficiente, però in realtà non basta, è dominato, visti gli incentivi, viste le regole, dall'elettrico, e stanno andando sparati verso l'elettrico. Andare sparati verso l'elettrico vuol dire che vai altrettanto sparato a chiudere i fornitori di un certo tipo e prenderne degli altri. Allora, nella misura in cui questo accade, e questo è conseguenza precisa di scelte politiche, io trovo di enorme ipocrisia, oltre che di grave danno sociale, dover vedere il politico italiano che dice: brutti neoliberisti capitalisti, state chiudendo le fabbriche e i poveri operai. No, tesoro, questa volta sei tu che chiudi le fabbriche. Sarebbe necessario che nel dibattito pubblico questa cosa diventasse esplicita. Ovvero, diventasse esplicito cosa? Diventasse esplicito che le scelte fatte e le modalità attraverso cui stiamo gestendo in Europa, negli Stati Uniti, la transizione, nel caso dell'automotive verso l'elettrico, nel caso di altri strumenti che utilizzano l'energia, sempre verso l'elettrico, le diverse modalità di produrlo, a costi sociali. A costi sociali e a costi distributivi. La risposta che alcuni hanno dato, e poi mi fermo dalla parola a Daniele, e cioè, ma insomma la transizione tecnologica c'è sempre stata, che cazzo vuol dire? Qualcuno è venuto a darmi del luddista, vedi i classici anonimi che sparano a casa, cioè del luddista antiprogresso tecnologico, voleva salvare le candele al tempo dell'arrivo della come si chiama, lampadina elettrica. Ma figlioli cari, ma certo, cioè, se c'è una persona che su questo non ha dubbi alcuni, sono io, ma non è questo il punto. Il punto è che le transizioni tecnologiche possono avvenire, come dire, spontaneamente, anche se spontaneamente non avvengono mai, mai, perché c'è sempre qualche regolazione politica, statale, che le influenza in una direzione o nell'altra. Ma comunque possono avvenire, diciamo così, per puri effetti costi-benefici diretti,
oppure possono avvenire come sta avvenendo, perché abbiamo deciso che alcune tecnologie hanno esternalità negative molto forti e quindi acceleriamo la transizione verso altre tecnologie. Anche se queste altre tecnologie verso cui stiamo transitando sono dal puro punto di vista dei costi benefici interni privati inefficienti, nel senso che costano di più di quello che il pubblico è disposto a, i consumatori sono disposti a pagare, nella misura in cui c'è il sussidio, c'è la tassa, c'è l'incentivo politico, si fa la transizione. Però questo ha dei costi ed è dovere del politico, dell'intellettuale, dell'analista, del tecnico dirlo. Non è indolore dire andiamo a elettrico. Andare a elettrico vuol dire che per scelta politica chiudi alcune decine di fabbriche. Non è vero che tutti potrebbero riadattarsi, sia perché le componenti di un'auto elettrica sono infinitamente meno, molto più semplici, molto più durature di quelle di un'auto a combustione interna, ma sia perché le imprese non sono tutte uguali, vi sono imprese marginali o quasi marginali che sopravvivono ma non sono alla frontiera della tecnologia, vi sono imprese di componentistica molto più avanzate, le quali ovviamente riusciranno a sopravvivere perfettamente, anzi a fiorire, producendo componenti per auto elettriche. Ma il punto mio di fondo è: sappiate che tutto questo ha un effetto distributivo, quindi inutile attribuirlo al mercato, al terribile capitalismo, alle imprese cattive, attribuiamolo per una volta chiaramente alle scelte politiche che abbiamo fatto e chiediamo quindi che chi queste scelte politiche faccia assuma anche l'onere di rendere presente che occorrerà compensare, occorrerà fare dei trasferimenti. Tutto questo si collega a tutta una letteratura economica, su cui magari vengo dopo, perché siccome non riesco a fare meglio di fare il professore, lo faccio anche qua, ma era questo il punto del messaggio. Quindi ripetermi, come alcuni hanno fatto, ma Boldrin, se vuoi tornare alle candele, vuol dire non aver colto il punto. Ecco, io sono contento che c'è Daniele, perché Daniele so che invece è un forte sì. Informato sostenitore elettrico, vai. No, io avevo visto il tuo tweet. Appunto, da una parte c'erano quelli che ti davano del luddista, dagli altri, dall'altra c'erano gente che diceva le solite stupidaggini sulle auto elettriche, che in realtà no, inquinano di più, inquinano di meno, fa tutto in Cina, eccetera, eccetera. Comunque, fondamentalmente, la cosa in cui magari, appunto, magari non siamo d'accordo, oppure diciamo se ne può discutere sul... Sì, cioè, la cosa su cui sicuramente siamo d'accordo è quello che hai detto tu, cioè... Bisogna essere super chiari. Scusami Daniele, questo è il tweet primo. Sì, no, questo non sì, ma non di risposta a te, questo era di qualcuno non importa. Di qualcuno che diceva in realtà le auto elettriche li faccio apparire finché tu parli. Comunque, la cosa su cui siamo d'accordo che hai detto giustissima è che appunto la politica dovrebbe essere molto più chiara e anche quelli che si battono per la transizione energetica più in fretta possibile dovrebbero essere molto più chiari su quelli che sono i trade-off, quindi da quelli che sono sia i lati positivi, ma anche i lati negativi. E uno di quelli che hai detto è proprio il fatto che vedo anche nella discussione che c'erano vari... quante parti ci sono, dipende da quante le parti si contano nella macchina, se si conta il drivetrain, cioè se si conta solamente il motore, è vero che nei motori elettrici ci sono 100 volte meno parti di quanto ci sono in un motore a scoppio, quindi ovviamente questo provoca il fatto che servono meno componenti, eccetera, eccetera. Il fatto è che io penso che Biden faccia bene e che la cosa però andrebbe comunicata meglio è perché conviene in questo caso che la politica sposti e faccia in modo che ci sia una transizione verso i veicoli elettrici e sia il più in fretta possibile, anche ignorando, togliamo per un attimo i gas serra, anche semplicemente parlando di inquinamento, quindi di qualità dell'aria, che non c'entra niente con i gas serra, quindi parliamo di particolato, solfati, ozono, NOx, eccetera, eccetera. Anche semplicemente, questo è un'enorme esternalità negativa, sia i diesel un pochino di meno, ma comunque i diesel anche hanno forti problemi di particolato, e questo è una delle prime cose in cui in realtà, anche senza parlare di gas serra, per cui i veicoli elettrici sono molto meglio. Già adesso, considerando lo stesso mix energetico che c'è adesso, quindi un mix che non è completamente pulito, ma che brucia anche una parte di carbone, una parte di gas, anche considerando il mix energetico di adesso, gli effetti positivi sulla qualità dell'aria sono enormi. Quindi il modo in cui andrebbe comunicato è proprio che, sì, da qualche parte bisogna, come si dice in italiano, da qualche parte bisogna arrendersi, e
una parte del comparto automobilistico probabilmente diventerà molto in fretta obsoleto, ma se dall'altra c'è un forte interesse pubblico al diminuire le esternalità negative che vengono dalla pulizia della qualità da una migliore qualità dell'aria, questo andrebbe valutato. Ecco. Questo infatti avevo trovato un articolo che era interessante perché c'era proprio il caso italiano e quindi proprio con il mix energetico italiano e rispetto ai motori tradizionali, rispetto ai motori diesel, un motore elettrico inquina, cioè quindi a livello, ripeto, di qualità dell'aria, non di gas serra, inquina la metà di un diesel e un quarto di un motore normale. Quindi queste sono tutto particolato, NOx, eccetera, eccetera, che le persone, che tutti quanti noi evitiamo di respirare in città, soprattutto, perché la maggior parte poi di queste emissioni, cioè molte volte si fanno questi discorsi, sì, ma le macchine elettriche non possono fare 600 km, che a parte che non è vero, ma comunque la maggior parte delle emissioni avvengono in città, perché la maggior parte della combustione avviene quando il motore è fermo, quando il motore va in prima, quando va molto lento, quindi la maggior parte del particolato viene messo in città. Quindi questa è una cosa che andrebbe considerata fortemente, quindi quando i politici da una parte spingono per la transizione o da una parte cercano di fare in modo che la transizione avvenga più lentamente, andrebbe considerato molto fortemente questa cosa proprio, cioè andrebbe considerato che c'è una forte esternalità negativa della qualità dell'aria prodotta da un motore a combustione rispetto a un elettrico. Allora, ho appena invitato un signore che ha spiegato che il futuro è solo il metano, che il resto sono cazzate, se ha argomenti per venirci a convincere. Posso fare due cose, le possiamo fare per rendere la discussione. Una è fare un po' le pulci da alcune delle affermazioni che fai tu. L'altra però è dire, d'accordo, tu continui, fai parte di quelli che sottolineano, diciamo così, che vi sono ragioni obiettive per cui mi avete convinto che la transizione all'elettrico possa essere enormemente vantaggiosa. Però, signori, dovete porvi il problema della redistribuzione. E tra l'altro, lasciamo sottolineare, molte delle persone che insistono con grande enfasi sulla necessità di andare in transizione, abbiamo Ivan? No, è apparso Ivan Grieco per un momento, poi però è sparito. Beh, Ivan, se ci sei, vieni pure. Forse è sbagliato, non lo so. Comunque, Ivan, se ci sei, eccolo qua, però non sei connesso. Ivan Grieco è un collega amico recentemente acquisito che fa pure, che ha un canale YouTube molto popolare. Allora, siccome molta di questa pressione viene da un mondo di sinistra, occorre avere anche la capacità di dire cosa vogliamo fare con le, direi, centinaia di migliaia di attuali dipendenti del manifatturiero, quarantenni, cinquantenni, eccetera, che molto probabilmente non saranno in grado di fare una transizione professionale al mondo, chiamiamolo nuovo, alla nuova tecnologia, e che perderanno posti di lavoro in realtà che al momento li rendevano parte della classe media, cioè che garantivano standard di... gli esempi italiani di queste tre o quattro aziende che hanno chiuso dalla mattina alla sera sono significativi. Cioè, qual è il meccanismo? Per esempio, noi... E quando dico noi intendo un gruppo di economisti diciamo molto standard americani, avevamo suggerito con un appello fatto un paio d'anni fa, abbastanza articolato, di procedere fondamentalmente con la tassazione via carbon tax, di renderla alta a sufficienza da favorire le transizioni, però di non intervenire direttamente sulle regolazioni settoriali, e di utilizzare i proventi della carbon tax fondamentalmente per salari di compensazione, cioè per compensare i proventi. Tutto questo mi pare sia caduto nell'assoluto vuoto nel mondo, chiamiamolo così, ecologico, non so come chiamarlo, insomma. C'è un proprio problema con la... Sì, la carbon tax è un discorso strano perché... è partita come un punto, come un cavallo di battaglia ecologista già negli anni 70, forse, cioè è una cosa vecchia. Certo. Nel momento in cui è diventata mainstream, cioè ormai non conosco nessun economista
veramente forse pochissimi economisti sono contrari a una carbon tax, parlando proprio a livello di ricercatori nel campo economico, correggimi, ma cioè si discute su quanto possa essere grande, se debba essere $50 o $500, se debba dipendere dallo Stato, se debba essere, insomma, ci stanno, però ormai sono d'accordo tutti, sì. Il problema è che poi nessuno l'ha mai fatto, cioè questa carbon tax che piace a tutti quanti, alla fine non è mai, è che addirittura anche le imprese petrolifere supportano, poi alla fine non è stata mai fatta. Perché nessuno Stato... Perché alla fine non la in realtà credo che ci sia, forse in Canada, in Australia c'era e poi è stata tolta. Perché alla fine... Introdurla in Francia se trovate i rai. Sì, esatto. Perché politicamente, no, da una parte non viene sicuramente spiegata bene, perché politicamente è impopolare, perché tutti quelli che sono contrari, la prima cosa che dicono è che una carbon tax va soprattutto a pesare sul ceto medio, giusto? E questa è la cosa fondamentale. Esatto, ma la carbon tax ha una caratteristica, è onesta, perché ti dice in faccia, eccola qua, volete la transizione ecologica? La transizione ecologica implica che il fottuto benzina, gasolio che state bruciando fa danno e io ve lo faccio pagare. Quanto? Parecchio. Perché? Perché fa tanto danno. Sì, sì. Quelli che in questo momento sono licenziati dalle fabbriche di componenti pensano che sia colpa del capitalismo, della globalizzazione, dei fottuti manager che vogliono delocalizzare. Mentre no, è la loro carbon tax concentrata su di loro. E la soluzione sarebbe proprio assicurarsi che i proventi della carbon tax non vadano. No, no, cioè sì. Quello è il punto, chiaramente, ma la soluzione, che poi di nuovo è difficile di applicazione, ma il punto sarebbe proprio assicurarsi che i proventi della carbon tax non vadano nella tassazione generale e utilizzati dallo Stato per qualsiasi cosa, come le tasse sulla benzina di adesso in Italia, che vanno a pagare la guerra in Libia, oppure non mi ricordo cos'altro, ma che vadano appunto a coprire tutti, cioè, sì, come hai detto tu, a coprire tutti quelli che per forza di cose sarebbero danneggiati da una tassazione del carbonio. Abbiamo qui Ivan. Ciao Ivan, in diretta. Che cazzo succede? Niente. Ho visto finalmente la sua immagine, però è sparito. Noi ti attendiamo. Ecco, è quello il punto, capisci? Per cui, siccome tu su queste robe ci rifletti più di me. Aspetta che prendo un po' di commenti. Web Culture dice, sì, ma Michele, che tasse abbiamo già sulla benzina? Tesoro mio, evidentemente non abbastanza, cosa vuoi che ti dica? Cioè, ho capito che in Italia le tasse sulla benzina sono sostanziali, credo siano, non vorrei sbagliarmi, ma a giudicare dei prezzi della benzina in giro per l'Europa, dove sono arrivato, credo siano le maggiori dell'Europa, perlomeno quella vecchia, non so se sono più alte nell'Europa dell'Est, ma lo dubiterei alquanto. Giusto 15 giorni fa ho deviato dai miei soliti itinerari, sono arrivato in Austria a fare giri di bicicletta, ho visto i prezzi della benzina, il giorno dopo sono andato a fare il pieno del mega Audi, gli ho messo 60 litri, visto che costava un buon 25% di meno. Il punto è, le tasse sono alte, ragazzi, non so cosa dirvi, cioè, allora, questo è il problema. Sta roba della transizione ecologica non è una cosa che riguarda qualcun altro, che riguarda mio nonno, i cattivi, i terribili capitalisti, quell'altro lì che consuma, no, riguarda evidentemente ognuno di noi. È quello il punto che forse dovrebbe spiegare. Non è che ci può avere una transizione indolore senza che ognuno di noi non finisca per pagarne un po', perché obiettivamente chi più chi meno utilizziamo tutti fonti di energia e utilizziamo tutti abbondantemente fonti di energia che generano molto CO2, no Daniele? Cioè, io la vedo così. Dipende tutto, dipende molto anche da quando parlare di dipende tutto da cosa si intende quando si parla di costi, e dipende insomma discount rates eccetera eccetera, cioè dipende anche dall'orizzonte temporale che ci diamo. Sul breve periodo penso che sia sbagliato onestamente mentire alle persone e dire che la transizione sarà indolore. Spiegare alle persone che però sul medio periodo, quindi
per la vita di quelli che hanno i figli adesso e che nel 2100 saranno ancora vivi, nel, sul medio e lungo periodo invece ci siano degli enormi benefici, penso che questa cosa andrebbe comunicata molto meglio. Però sul breve periodo dobbiamo servirebbe molto più di realizzare questa cosa del fatto che sì, è indolore, ma non è indolore perché dobbiamo essere puniti, è indolore semplicemente perché la traiettoria su cui siamo adesso, su, per quanto riguarda il medio e lungo periodo, è pericolosa. Cambiare traiettoria, sia per una persona singola che per un'intera civiltà, è sempre un pochino doloroso, perché ci stanno persone, chi si è messo a investire sui pannelli solari magari prima ne uscirà meglio, esattamente come quando si è passato dai calesse alle macchine, chi ha investito sulle macchine è andato meglio, ma ci saranno anche molti che vanno lasciati indietro. Il fatto è che adesso abbiamo un mezzo che appunto dovrebbe essere proprio quello della carbon tax per prezzare questa transizione, prezzare i rischi e prezzare i benefici e quindi redistribuirlo, esattamente come hai detto tu proprio, cioè redistribuire quindi poi questi benefici anche a chi si ritrova onestamente. Ma questo è il problema, perché è fondamentalmente il problema politico, altrimenti cadiamo in questo assurdo, che è la ragione per cui io e Daniele ci siamo conosciuti, cos'era, 2 anni fa? Sì, ormai 2 anni fa, anche di più. Quando io me ne sono uscito apposta, a quel tempo c'era solo il mio canale, credo non c'era ancora Liberi Oltre, con una video YouTube dal titolo provocatorio, perché Greta T comincia a starmi sul... E c'era anche la descrizione dell'oggetto o della parte del mio corpo su cui cominciava a starmi. E lui mi ha detto, ma insomma, e allora abbiamo fatto anche la sceneggiata di fare un dibattito che abbiamo annunciato come... Allora, però il punto è quello, il punto che sembra esserci da parte, devo dire, del mio mondo, nel senso che la grossa spinta per la transizione viene da gente come noi, cioè persone che hanno lavori, diciamo così, a basso consumo energetico, abbastanza garantiti, di frontiere, eccetera, eccetera, e che vedono questo pericolo. Il pericolo si vede anche durante le estati come questa, no? La variabilità climatica, eccetera, sono effetti reali, si palpeggiano, a qualcuno può divertire il super mega temporale che sembra essere in pianura padana, sembra essere in profondo Arkansas a cercare i tornadi, però magari ad altri magari no. Il punto però è di trasformare tutto questo in un'operazione politica che funzioni, perché altrimenti questa cosa rischia di consegnare, chiamiamole così, le masse proletarie, i lavoratori del ceto medio, tutti coloro che lavorano e guadagnano anche bene, che sono costruiti una vita per la loro famiglia, un futuro, su tecnologie che oggi vogliamo per scelta politica abbandonare. Cosa succede? È da te o da me che arriva? Però era una moto fuori, sì. Ah, era una moto. No, era una moto inquinante. Aspetta, no, tranquillo. E c'è il problema, sai, che questa cosa si arresti. La cosa rischia di arrestarsi perché? Perché la reazione ai costi, quando i costi non sono equamente distribuiti, diventa una reazione pesante, diventa una reazione post-pulista e diventa una reazione che poi cade preda di chi mette nel torbido. Questo è il problema che sto sollevando, no? Mm-hmm. Sì, e c'è un problema enorme di comunicazione, perché molte volte proprio viene risposto con sufficienza. Cioè, le persone, e questo l'abbiamo visto in decine di eventi recenti, insomma, anche non relativi al clima, alle persone dopo tutto interessa il breve termine prima del medio e lungo termine. È anche difficile da capire e da concettualizzare il medio e lungo termine, quindi se alle persone non spieghi che beneficio ne traggono sul breve termine, sì, ti ritrovi coi gilet gialli in Francia, che sono partiti proprio perché, sbaglio, erano partiti proprio per la proposta. Sì, sì, i gilet gialli sono nati, è una reazione praticamente dei camionisti, da cui i gilet gialli, autotrasportatori, cioè gli abbondanti consumatori di carburanti per lavoro, che di fronte alla proposta di Macron di alzare le imposte hanno detto manco ciccio, e infatti il gilet giallo è quello che hanno in macchina per ma anche in America, per esempio, quando alcune volte sono state proposte
carbon tax, eccetera, eccetera, una delle osservazioni che si fa di solito è che le persone che normalmente hanno un periodo di commuting più lungo in macchina non sono quelle ricche, che o vivono vicino a dove lavorano o possono permettersi di lavorare da casa, ma è il ceto medio-basso che c'è a fare un'ora di macchina. Quindi se tu metti una tassa, una carbon tax da un giorno all'altro e non la spieghi e il prezzo della benzina raddoppia, c'è effettivamente, e ha voglia tu a spiegare alla persona che deve fare un'ora di macchina che però la qualità dell'aria migliora e che quindi suo figlio respira aria migliore. Sì, a me sempre sono d'accordo, questo è il problema, che chi ci sta ascoltando, vedo che alcuni continuano a non cogliere il punto, no? Messere che mi chiede ma non eri a favore del progresso tecnologico? Sì, tesori miei, il problema non è il problema di essere a favore o contro. Anche il progresso tecnologico, chiamiamolo così, libero, spontaneo, non regolato, ha bisogno di intervento politico. Ricordiamoci che, in fin di conti, lo stato del benessere, il cosiddetto stato del benessere, lasciatemi fare un po' di storia economica, lo stato del benessere nasce più o meno tra l'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento e la Germania di qualche decennio dopo con Bismarck, in risposta al cambio tecnologico. Perché il cambio tecnologico della rivoluzione industriale era stato così, come dire, prorompente, rapido, drammatico rispetto agli standard storici di fino a prima, perché il cambiamento tecnologico c'era stato anche prima, ma a velocità tali che uno riusciva nel corso della sua vita in un certo senso a adattarsi, non ti trovavi a metà della tua esistenza quando avevi imparato a fare un lavoro, ti svegliavi la mattina e scoprivi che nel giro di un anno il tuo lavoro era sparito. Questo è un fenomeno che si comincia a vedere solo nell'Ottocento e anche nell'Ottocento avanzato. E non a caso si reagisce con la nascita dei sistemi di disoccupazione, le pensioni e le varie protezioni sociali. I primi sono appunto gli inglesi e i tedeschi, poi mano a mano si diffonde e così via. Quindi non esiste mai il cambio tecnologico negli ultimi due secoli così in astratto. Okay? Il punto di questa fase è che forse questa è la prima fase, se qualcuno sa meglio di me mi corregga, ma è la prima fase nella storia degli ultimi 300 anni in cui i governi in maniera precisa, diretta, intenzionale intervengono e dicono quella tecnologia sì assolutamente, quell'altra non solo no, ma entro X anni deve essere eliminata. Si erano fatte cose del genere sull'auto negli Stati Uniti, in California, no? Diciamo che da un certo punto di vista anche il passaggio da... Qualcuno aveva fatto, cioè, tutti quelli che hanno detto sì, il passaggio dalle carrozze alle macchine, beh, anche in quel caso magari la decisione non era diretta ed esplicita, ma il modificare le strade, quindi le infrastrutture per far sì che le macchine potessero, oppure anche semplicemente il fatto, per tornare anche per fare il caso agli Stati Uniti, il fatto che a un certo punto gli Stati Uniti hanno rinunciato alla rete di treni che avevano, che era fenomenale. Qua a Itaca era facilissimo andare a New York e a Buffalo col treno, adesso è impossibile, però 100 anni fa era più facile andare. Quindi c'è sempre stato, gli interessi sono sempre esistiti, però è vero che adesso c'è almeno la volontà esplicita di dire favoriamo una tecnologia rispetto all'altra. Però è una tecnologia, quella delle macchine, che oggettivamente ha favorito il ceto medio, perché appunto permette alle persone di trasferirsi, permette alle persone di muoversi, di andare in vacanza, di andare in giro, quindi è chiaro che c'è una... che è una cosa che si sente di più, però non è la prima volta, è la prima volta forse che i governi sono stati espliciti, forse l'unico altro caso è stato quello dei clorofluorocarburi, quindi dei protocolli di Montreal, ma la differenza in quel caso è che le industrie sono trovate nella situazione fortunata in cui hanno trovato un sostituto ai CFC nell'arco di 10 anni, e quindi a un certo punto le industrie americane hanno spinto a favore dei protocolli di Montreal per il buco nell'ozono, perché avevano il sostituto, avevano idroclorofluorocarburi, HCFC, e in quel caso l'Europa era contraria ai protocolli di Montreal proprio per questo motivo. Comunque, non è la prima volta in cui è così esplicito. E soprattutto è una tecnologia che ormai è penetrata talmente tanto che tutti più o meno hanno una macchina, no? Cioè prima comunque non è che tutti quanti ci avessero la carrozza o tutti quanti ci avessero la bicicletta e poi sono passati alla macchina. Adesso in questo momento io non ce l'ho la macchina, però normalmente quasi tutti hanno una macchina. In Italia ogni famiglia ce n'ha due di macchine, quindi questa idea
che, e quando compri una macchina fai un investimento, una famiglia piccolo, media, borghese fa un investimento se compra una macchina, lo fa per 20 anni, quindi chiaro che se non gli spieghi perché, quale motivo nel 2030 la macchina sarà obsoleta. C'è una domanda per te da un solito anonimo, amano poi anche nomi con Immune to Dark Symmetry, whatever fuck my man's. Ah, tra l'altro, finché Daniele legge la domanda, che potete leggere sulla impressione, approfitto per dire che non era Ivan quello che stava arrivando. Infatti, gli ho scritto: Ivan, ma stai cercando di entrare? Sei benvenuto, ti mando il link. E Ivan ha detto: ah, Miguel, che mi dici? Io sono in giro per Roma. E allora gli ho spiegato: ho detto, vabbè, è qualcuno che sta cercando di fare il furbo. Quindi, ok. Prego, credo che Daniele Allora, legge la domanda. i pro sostanzialmente sono. Dal punto di vista, se avessimo una produzione di energia completamente pulita, quindi da rinnovabili, nucleare, eccetera, eccetera, il pro sarebbe semplicemente che potremmo usare anche l'intero parco elettrico con energia completamente pulita. Per adesso, che siamo ancora in una fase di transizione, quindi a seconda della nazione c'è una percentuale più o meno grande dell'energia che viene prodotta con fonti non rinnovabili, quindi con fonti fossili, c'è comunque un beneficio. Le macchine elettriche, il motore elettrico emette meno inquinanti. Per inquinanti non parlo mai di gas serra, per inquinanti parlo di particolato, quindi PM2.5, PM10, NOx, ozono, solfati, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose che sostanzialmente respiriamo noi, che portano, secondo alcune stime, milioni di morti l'anno. Soprattutto nell'infanzia, insomma, lo vedete, se chi vive a Milano lo sa, la maggior parte di quell'inquinamento è particolato che viene soprattutto dai trasporti. E quindi una parte è questo. Dall'altra parte c'è il beneficio che come si dice, il trasporto è quasi il 10%, se non mi sbaglio, a seconda delle stime, delle tutte le emissioni di gas serra nel mondo. Questo per vari motivi. Numero uno, perché si bruciano i combustibili fossili che bruciano nel motore. Il motore non c'è un'efficienza del 100%, il motore c'è un'efficienza bassissima. Quindi una enorme parte del motore a scoppio viene persa comunque in calore che non viene usato in nessun modo. Quindi c'è un enorme spreco, uno spreco che non c'è nel motore elettrico. Quindi da una parte abbiamo il semplice fatto di inquinamento dell'aria. Dall'altra abbiamo un problema di emissioni di gas serra, che quindi provocano tutto il problema del cambiamento climatico, che poi è un problema a caduta. Quindi per questo io dicevo, quando facevo il thread stamattina, che anche se tenessimo, il fatto è che anche se usassimo per produrre l'energia elettrica che serve per una macchina tutte fonti fossili, comunque sarebbe meglio di usare un motore a benzina. Perché? Intanto perché le centrali che producono l'energia sono più efficienti di un motore a scoppio, e di parecchio. Anche se ci metti le linee di trasmissione, l'efficienza è maggiore. E soprattutto perché non solo l'efficienza è maggiore dal punto di vista delle emissioni di gas serra, ma è maggiore anche dal punto di vista delle emissioni di particolato. Quindi i benefici sostanzialmente sono qualità dell'aria e emissioni di gas serra. Allora, abbiamo un terzo ospite oggi. Questa è una chiacchierata costruita proprio al volo via Twitter. Gian Valerio Giubilo, che è questo signore che avete visto comparire con camicia arancione, se non sbaglio. Sì, farà l'arancione in rosa. Benvenuto. Salmone. L'ho invitato io, nella stessa maniera che ho invitato Daniele, perché sempre su Twitter in commento allo stesso mio tweet che stavamo discutendo con Daniele, ha detto: evidentemente non sono riuscito a spiegarmi in modo compiuto. Il suo primo tweet iniziale era che Biden non c'entra. Mi sembra che c'entri, ma io ho ironizzato dicendo: com'è che non c'entra? Sto commentando un tweet suo, per definizione c'entra. Ma a parte quello, stiamo assistendo alla stessa transizione che c'è stata dai telefonini di prima generazione agli smartphone. Qui si tratta di non far fare all'industria americana dell'auto la fine che ha fatto BlackBerry.
Allora, io questa frase la trovo francamente poco convincente. Suppongo che Gianvalerio si occupi di auto, ma l'analogia mi sfugge decisamente. Però lascio a lui spiegarci le radici dell'analogia. Ma no, io in realtà mi occupo di informatica, quindi diciamo sono più a conoscenza di quello che è successo nel settore. Faccio l'imprenditore e cerco, per quanto mi è possibile, di vedere al futuro. Avendo un'azienda da portare avanti, la mia logica è dire cosa succederà fra 4 anni, 5 anni, 6 anni, 10 anni, come la porto avanti la mia azienda, come faccio in modo tale da poter continuare a produrre risultati. Questo è il motivo per cui io ho espresso quella frase. BlackBerry è morta esattamente perché non si è resa conto che c'era una transizione. La transizione che sta avvenendo verso il mercato dell'elettrico è purtroppo inarrestabile dal mio punto di vista. Poi, certo, se nasceranno nel mentre altre tecnologie più efficienti, indubbiamente si virerà nuovamente. Ma è purtroppo la legge del mercato, secondo me. Proprio qui il punto, l'analogia non regge. Abbiamo appena concordato e discusso, siamo anche d'accordo, va anche bene con Daniele, l'evidenza è tutta lì, che la transizione all'elettrico non è un puro effetto tecnologico, è che è arrivata una tecnologia che a prezzi dati, a risorse date, a regole date, è superiore all'altra, esattamente come lo smartphone era superiore a Nokia e Motorola. A parte che la caratterizzazione secondo cui l'industria americana abbia perso, insomma, dubbioso, quelli che hanno perso di più sono in realtà i finlandesi e gli scandinavi in quel momento, quando è arrivato lo smartphone. Ma al di là di quello, in quel momento qualcuno ha fatto un'innovazione, era un'azienda americana, si chiamava Apple, quindi le imprese americane hanno straguadagnato, cioè il valore di mercato di Apple è, credo, un ordine di grandezza almeno, se non di più quello di Motorola. Quindi dal punto di vista del reddito generato, del valore aggiunto, della capitalizzazione, dell'occupazione, gli Stati Uniti ci hanno guadagnato alla grandissima dello smartphone, ma non è quello il punto di fare i conti della serva se ha guadagnato un paese o l'altro. Il punto è che la transizione da cellulare, chiamiamolo in realtà poi di seconda generazione, qual erano i BlackBerry, che era canadese, by the way, e i Nokia e così via, e gli smartphone, non è stata una scelta politica di nessuno, non c'era un'esternalità negativa che bisognava combattere, non c'era un problema di inquinamento, di danni alla salute, di quel che volete. Bisogna che usiamo una regola, scusatemi entrambi, se volete lo faccio io, ma qua, insomma, sì, il microfono bisogna chiuderlo, altrimenti StreamYard fa sti ritorni. Ho capito. Sì, grazie. E quindi la cosa è avvenuta, poi alcune imprese americane ci hanno rimesso le penne, altre ci hanno guadagnato alla grande, ripeto, Apple mi sembra un esempio perfetto, oggi Google, io sono un Google addicted, fa delle macchinette stupende, sono in attesa del Pixel 6, speriamo esca presto perché ne ho uno da cambiare che è tutto rotto, e anche se poi la catena del valore distribuisce le componenti in giro per il mondo, questo è tutt'altro paio di maniche, vale anche per la macchina elettrica. Quindi è questo il punto, capisci? Quindi non è questione di essere contro l'imprenditore, non vedere dove vanno le cose, eccetera. È osservare che siamo di fronte a un fenomeno storicamente nuovo. Daniele prima ha detto giustamente, a un certo punto abbiamo deciso di asfaltare le strade perché questo avrebbe permesso alle macchine a combustione di andare, i cavalli e le carrozze a cavalli. Ci guadagnavano poco dall'asfalto, anche se un po' ci guadagnavano, le ruote, gli assi si rompevano molto sulle strade non asfaltate. Per carità, quello è stato un intervento politico che ha favorito l'industria dell'auto, altre scelte sul treno pure. Però in termini quantitativi non c'è confronto, quello che sta avvenendo oggi è una enorme scelta politica. Probabilmente io ritengo legittima, infatti il mio auspicio è che la si faccia esplicita, e che si tenga in conto che facendola a questo ritmo a cui la stiamo facendo,
abbiamo deciso di punire alcune centinaia di migliaia di lavoratori ai quali occorre dare delle garanzie. Rispondere a questi semplicemente, qualcuno qui troverà conferma che decisamente liberista non sono, rispondere a questi, ciccio mi dispiace, il progresso tecnologico funziona così, non è solo sciocco e poco utile, è soprattutto controproducente, perché questi reagiscono politicamente e ti dicono col cazzo che fai la transizione tecnologica. Capisci? Ma su questo Biden bisogna dire che lui, quando, al di là del tweet che hai messo tu, ma lui dice sempre, no, quando penso alla transizione energetica penso ai lavori che porterà, cioè quindi su questo lui non è sciocco, non è uno di quelli che dice non mi interessa, l'importante è fare la transizione. Lui è uno di quelli che ha capito che il messaggio che serve, specialmente agli Stati Uniti, in cui ci stanno tutti questi piccoli posti in mezzo, che ancora si basano su un'economia, insomma, dell'estrazione del carbone, che l'unico modo per convincerli è fargli capire e dirgli che la transizione energetica porterà più lavoro e non di meno. Diverso, però, il problema che dici tu è che il problema è che posso dirti, Daniele, racconta una bugia, mm-hmm. ma in realtà lui lo sa che gliene frega poco, perché ecco, l'altra cosa che vorrei dire qui tecnicamente, sì, ormai di manifatturiero rilevante negli Stati Uniti è rimasto poco, niente di confronto con la situazione italiana, tedesca o spagnola. Le vere vittime di questa tradizione, se posso dirlo, saranno gli italiani e gli spagnoli, perché l'automotive italiano e spagnolo, che è grosso di componentistica, è un automotive assolutamente legato al motore a combustione interna, al motore. E non so quanto di questo, io non sono tecnico, mi piacerebbe avere qualcuno più tecnico che, insomma, conoscesse proprio i dettagli, perché io posso solo leggere, non opero nel settore, quindi studio i papers, però da quanto capisco la botta vera arriva lì. A Biden alla fine convincere che i quattro residui minatori, capito? Oh. Il problema americano è che purtroppo quei minatori hanno un potere spropositato dal punto di vista elettorale, perché Electoral College, eccetera, eccetera. Insomma, capito quello che dici tu. Però gli conviene convincerne, anche se ne convince il 10%, gli conviene, perché ci stanno questi stati in bilico, tipo l'Ohio, no? Il problema di questi, se Biden avesse vinto l'Ohio subito, la sera stessa, non ci sarebbe stato tutto questo problema, questo casino di Trump, molto probabilmente, no? Quindi, e l'Ohio è uno di quei posti, appunto, in cui c'era, insomma, il Michigan, stessa cosa, insomma, Detroit, eccetera, eccetera. E ci sono stato proprio passandoci in vacanza, Detroit, città peggiore, credo che esista. No, però io vedo come la peggiore, ho appena fatto, adesso poi ridiamo la parola a Gian Valerio, ho appena fatto, per uscire da downtown St. Louis lungo il Mississippi andando a nord, che poi diventa bello, si passano per 10-12 chilometri del deserto industriale della St. Louis che fu, okay. Ed è una roba che non ho neanche il coraggio di filmarla, cioè. Però questo è un ottimo esempio, vedi, perché io sono stato, insomma, visto che non possiamo tornare in Italia al momento, siamo stati in giro per il Midwest, non c'eravamo mai stati, quindi siamo stati da Chicago, Detroit, Cleveland, e da quello che mi sembra aver capito, Detroit e Cleveland hanno avuto più o meno una parte molto consistente, molto uguale della stessa storia, solo che Detroit se ne è accorta un pochino troppo in ritardo. Insomma, a Cleveland sono stati un pochino più bravi a diversificare prima che arrivasse il vero crollo. Quindi adesso Cleveland è una città molto più vivibile, che ha varie università, industrie di biotech, eccetera, eccetera. Detroit invece è rimasta proprio morta. Sono d'accordo. Pittsburgh meglio di tutti, in realtà Pittsburgh è ridiventata una gran bella città grazie alle due università, grazie a Carnegie, mm-hmm. e Pittsburgh, e St. Louis invece devo dire proprio il farangino di codo, conta meno, è più piccola, l'area metropolitana sono 3 milioni, Detroit è molto più grande, però qui abbiamo un problema poi di razzismo, di ghetto, fra i più pesanti del paese, come tutti sanno. E anche qui il problema della transizione, che è guidata fondamentalmente dall'università dove sono io, qui c'è solo una grande università vera, la mia, quella dove lavoro io, magari forse non è mia, che è pure partita in ritardo. Quindi. Ma sentiamo un attimo, torniamo a Gian Valerio. Io veramente conosco poco la realtà americana, devo dire la verità.
sono un appassionato di auto, sicuramente, e questo passaggio all'elettrica mi ha praticamente subito convinto. Sono un acquirente di una Tesla, quindi conosco bene il prodotto e sono acquirente di lunga data di macchine di una certa importanza. Guarda, ti garantisco, l'hai mai provato una Tesla? Sì, ma il punto non è il prefetto, scusami adesso, capisco il punto di vista molto soggettivo dell'imprenditore, ma molto brutalmente il punto non è se io col mio reddito, che mi posso tranquillamente permettere il top della linea della Tesla, preferisco la Tesla che ne so, al Mercedes, top of the line. Il punto è gli effetti socio-economici di queste scelte politiche e il fatto che sono scelte politiche. Il punto non è convincere la gente che la macchina elettrica può essere una figonata, lo è. Quando vado a Los Angeles guido quella di mio figlio che appunto lo è. Ma non è quello il punto, capisci? E questo è il punto. Il punto è un punto di, questa è una scelta politica. Cioè no, non so perché tu mi abbia messo il link alla pagina della Casa Bianca, della White House, in cui riassumo le scelte e le decisioni di Biden dicendo che questi non sono incentivi. Certo che sono incentivi, c'è una decisione di grossissimi investimenti federali ed interventi federali per favorire l'adozione di macchine elettriche. Quindi è una scelta plateale. Ora, il punto non è discutere se la scelta sia o meno legittima, anche perché è molto complicato a mio avviso, ma comunque, vista la dominanza dell'aspetto CO2, questo taglia la testa al toro e dice ok. Il punto è, da un lato, la velocità. Ecco, su questo magari poi vorrei sentire di nuovo Daniele, perché qui il problema di tutta la discussione sul global warming è quanto rapidamente occorre ridurre le emissioni. Quindi il problema della velocità di transizione è rilevante. E metto subito il dito sulla piaga, a mio avviso, non so quanto rilevante sia che le emissioni europee, che sono alla fine il 9% del totale mondiale, vengano ridotte, che so, al 4,5, che è una riduzione enorme, visto che rimangono comunque le emissioni americane, che poco hanno a che fare con le auto, okay? Hanno a che fare per esempio con i sistemi di riscaldamento in questo paese, che sono folli, con l'abuso di aria condizionata, che è folle, lo sto vivendo tutti i giorni, protesto, mi incazzo, il fottuto edificio in cui sono io, con la storia dell'estate del Covid, è enorme. Sono 5 piani con centinaia di uffici e tutto condizionato a temperature siberiane e siamo in 6 del Dipartimento di Economia, tutti rigidamente non americani che andiamo a lavorare, ma andate a fare in culo, cioè ci abbiamo i maglioni addosso e state sputando nel cielo una quantità di roba che fa schifo. Ma comunque, parentesi, perché il vero problema a me pare quello, francamente, Daniele. Ma ritornando al punto, Gian Valerio, il punto è quello della politica, che non è accettabile che in Italia arrivi il ministro 5 Stelle o il ministro Pidino a dire capitalisti cattivi, ci vuole lo Stato imprenditore, visto chiudono le aziende, quando le aziende vengono chiuse per una decisione politica. È la ricaduta di una decisione politica, questo è il punto. Secondo me non è la ricaduta di una decisione politica, è su questo che siamo in disaccordo. Ma come fai a dire che non possiamo essere in disaccordo sui fatti? Cioè, no, Siamo i fatti sono essenziali. assolutamente. La macchina elettrica al momento senza sussidi non se la compra nessuno se non qualcuno della super upper class. Fine, non ha E mercato. su quello siamo d'accordo, su quello Basta. siamo perfettamente d'accordo, ma il punto di fondo è che bisogna fare la transizione all'azienda. Cioè bisogna creare la tecnologia affinché l'azienda sia in grado al momento giusto di supportare il mercato. E questo è il Queste punto. sono parole vuote, scusami davvero, cioè io su questo amo la. Bisogna fare la transizione. Le aziende, giustamente, si adattano a seconda delle capacità dei loro imprenditori, dei loro dirigenti, dei loro ingegneri, dei loro tecnici, agile. La decisione, stai dicendo che questo non è conseguenza della decisione politica. La decisione politica è plateale, cioè è plateale, cioè una decisione politica praticamente mondiale, senz'altro del mondo occidentale, di favorire alcune tecnologie e sfavorire altre.
No, non riesco neanche a capire come tu possa dire che questo non è il problema. È questo il problema politico. Gli altri sono problemi soggettivi. Se mi piace di più la Tesla piuttosto che la Toyota, piuttosto che se aspetto la Jaguar elettrica. Sono questioni di secondo ordine. Se l'aziendina tale si adatta e fa la transizione o non la fa, ma il punto vero è che c'è una scelta politica. La scelta politica, sono d'accordo, io la vedo, siamo pienamente d'accordo. Non ritengo, almeno dal mio punto di vista, che sull'immediato tolga posti di lavoro. Ma si stanno chiudendo imprese a go-go, se c'è consenso, prego? Che si occupano di... Stanno chiudendo imprese a go-go, c'è l'assoluta unanimità fra chi si occupa dell'argomento di automotive. Ho provato a fare un'inchiesta proprio alcune settimane fa, che la riduzione dei posti di lavoro sarà, per esempio, spariranno tutti, il 90% dei lavori meccanici, perché la macchina elettrica, se è la Tesla lo sai, hanno necessità di manutenzione infinitesime rispetto a quelle standard. Quindi tutti quei posti di lavoro nelle cosiddette officine se ne vanno. Cioè, non so come si riesca a dire cose così gratuitamente, scusami, ma... Cioè... No, io sono assolutamente d'accordo che spariranno. E allora? Sono assolutamente d'accordo, ma è lì che andrà il mercato. Cioè, ma non è il mercato, sono scelte politiche, il mercato è un'altra roba, il mercato è quella cosa che ha fatto la transizione da BlackBerry a iPhone. And the reason was, iPhone was a much better object, there was no government. iPhone era una figonata di oggetto rispetto al BlackBerry, infatti ho buttato via il mio BlackBerry al volo e mi sono preso l'iPhone, dopodiché sono passato a Google, ma quello per preferenze mie. Ma non c'è nessuno, non c'è stata nessuna tassa, nessuna carbon tax, nessun incentivo, il governo del Minnesota, dove ero al tempo, o degli Stati Uniti, non ha fatto nulla per convincermi di passare da un oggetto all'altro, nulla. Cioè, davvero, io non capisco. Capisco quello che dici, eh? Mi è assolutamente chiaro. Il risultato, però, di questi incentivi, chiamiamoli così, di questi, più che altro sono, da quello che ho letto sul riassunto di legge, mi sembra che siano delle limitazioni ai consumi e miglioramenti sulle emissioni delle automobili, almeno da quello che ho letto sul white paper. Il punto di fondo è che incentivi o non incentivi, i meccanici normali moriranno, non moriranno fra un anno, moriranno fra due anni, moriranno fra tre anni, probabilmente nel 2030 moriranno comunque. La cosa succederà, mi sembra come andare contro i mulini a vento. Guarda, mi dispiace, credo che probabilmente non riusciamo a capirci, che io capisco che faccio l'imprenditore e pensi al punto di vista soggettivo. Evidentemente non hai una percezione, te lo dico molto francamente, di cos'è un problema politico. Le metafore dei mulini a vento vogliono dire assolutamente nulla, sono metafore che possono andare bene per colloqui serali ma non per dibattiti seri. Esiste un problema di transizione che causerà centinaia di migliaia di disoccupati, causerà un forte cambiamento nella distribuzione del reddito, e questo avrà conseguenze politiche. Ora uno può tranquillamente dire ma intanto avverrà perché avverrà, oppure porsi il problema politico. Per fare politica, per gestire i paesi, occorre porsi questi problemi. Se uno non interessa, non è obbligato ad interessarsene, va benissimo ignorarlo, specialmente se si è tranquilli, non si viene influenzati, però il problema rimane. E siccome, ripeto, la decisione è politica, la cosa di cui forse occorre rendersi conto è che i Trump, i Salvini, o chi volete voi, o le Pen, non nascono, non le portano le cicogne, le portano le decisioni politiche di questo tipo, a cui poi le persone, in base ai loro interessi, reagiscono.
Perché se è vero che i Daniele di questo mondo o anche i Boldrini di questo mondo possono trovare gradevole la transizione elettrica e esserne favorevoli, perché ci favorisce la vita e non ce la complica da nessun lato, ci sono centinaia di migliaia di altri che invece la ritengono dannosa ai loro interessi materiali e quindi si opporranno. Poi, se uno si interessa alla politica, ovviamente si preoccupa, perché questo ti genera i Trump. Se a uno non interessa, amen. Però non può dire che Biden non c'entra nulla e la politica non c'entra nulla, che il mercato proprio qui non c'entra niente, il mercato è fuori. Questo della transizione dalla combustibile, dal diesel alla benzina all'elettrico, è una cosa che sta avvenendo fuori mercato, assolutamente fuori mercato. Quello di cui si dovrà occupare la politica è come ricollocare queste persone in qualche modo. Cioè, bisognerà. E qui non siamo d'accordo, perché la politica non dovrebbe occuparsi di trovare lavoro alla gente. Quando la politica si occupa di ricollocare i disoccupati che ha creato, lo fa in una maniera sola: sussidiandoli, creando le GEPI, creando le pensioni anticipate, cioè creando deadweight loss. Ok, e la creazione di. Perdono, non la creazione, perché non parlo di creazione. Il cercare di riqualificare i lavoratori che attualmente si occupano di cose più materiali verso l'industria, nel qual caso tutte queste macchine elettriche hanno necessità di software, ingegnerizzazioni diverse. Noi abbiamo molti attualmente lavoratori che necessariamente dovranno essere aiutati nel migliorare, nel trovare un altro metodo di lavoro. Cioè, come dire, il meccanico attuale dovrà aggiornarsi e riuscire a essere più, e già molti lo stanno facendo, essere più un ingegnere della macchina piuttosto che il vecchio carburatorista. Vabbè, io non è che abbia molti argomenti ulteriori da ripetere, mi sto un po' ripetendo sulla tua idea, purtroppo è illusoria, non fai conti con la realtà. Se così fosse, non ci sarebbe la moria di aziende a cui assistiamo. L'affermazione secondo cui il meccanico cinquantenne, che tutto ciò che fa, sa fare è gestire i carburatori, dovrebbe aggiornarsi e diventare cosa, non si capisce, perché i meccanici per le elettriche non servono, è un'affermazione gratuita. Vedo che abbiamo due percezioni della realtà diversa, usiamo dei fatti diversi, comunque almeno abbiamo concordato che di decisione politica si tratta, il mercato non c'entra nulla. E che è una decisione politica che andrebbe gestita perché avrà conseguenze. Poi tu ritieni che le conseguenze non siano gravi, io ritengo invece che lo siano e che provocheranno per paesi come l'Italia, la Spagna e altri in Europa un'ulteriore caduta nel livello di sostenibilità economica e ulteriori tensioni sociali. Per carità, no, vedo qua che Aldo Aldoni faceva una domanda a Daniele, che è zitto da un po'. Non so però se... Il problema della... Il British Columbia è uno dei pochi casi, appunto, che hanno questa tassa ormai da parecchi anni, sinceramente non mi ricordo da quanti. E il problema della... No, il problema, insomma, l'idea della carbon tax del British Columbia è proprio che era revenue neutral, cioè l'idea era che i proventi di quella tassa venissero usati per ridurre altre tasse. E quindi ha funzionato, in generale gli assessment dicono che ha funzionato abbastanza bene, ma non è particolarmente... l'idea fondamentale di quella tassa è che della carbon tax poi è che non debba rimanere costante, ma in realtà cioè sostanzialmente il problema della carbon tax non è che deve essere usata per ridurre le altre tasse, è una tassa piguviana, dovrebbe essere una tassa piguviana il cui scopo è quello di correggere una stortura del mercato, giusto Maiele? Correggimi.
se dico una stupidaggine sul, ma cioè l'idea dovrebbe servire a far pagare i costi a chi non li paga, quindi, ma anche quindi a forzare il mercato verso una traiettoria diversa, cioè non deve l'idea di una tassa che poi rimane, non è una tassa che rimane per sempre, è una tassa che rimane finché le emissioni di CO2 non ci sono più. L'idea dietro di questo, cioè è un'idea che renda poco conveniente. Qualcuno ti faceva l'esempio delle tasse che ci sono sulla benzina in Italia, ma le tasse che ci sono sulla benzina in Italia non sono fatte con l'idea che la gente non debba più usare la benzina, sono fatte perché con l'idea che la gente deve usare la benzina e quindi tanto vale che i governi il governo ci faccia un po' di soldi sopra. Una carbon tax ha lo scopo che, e questo scopo lo ottieni aumentandola nel tempo oppure facendola partire già molto alta, ma ha uno scopo di rendere poco conveniente per le aziende emettere, perché poi alla fine non è un... Se rendi poco conveniente alle persone emettere, l'unica cosa che fai è che rendi capaci di emettere solo le persone ricche. Se lo fai con le aziende, se lo fai in un modo un pochino più ragionato, fai in modo che siano le aziende stesse che sono forzate a riconvertirsi, con tutto quello che poi porta. Una cosa che volevo dire, perché ne vedo qualcuno l'aveva già detto sotto i tuoi commenti, ma lo vedo che ne discutevano tanto, che hai detto pure tu, e c'è sempre questa cosa di l'Europa però emette solamente il 10%, l'India invece, tu hai detto gli Stati Uniti, e c'hai ragione, per carità, alla Cornello c'è lo stesso problema, fa un freddo cane, devo portare la giacca, però su questo c'hai ragione, gli Stati Uniti hanno un viziaccio terribile di sprecare energia in tutti i modi possibili e immaginabili. E il problema però di chi dice la Cina o l'India, che invece loro continuano ad emettere, ad inquinare, non è vero, o almeno per quanto riguarda la Cina, adesso loro sono arrivati agli stessi consumi pro capite dell'Europa, che sono diminuiti passando da, stavo rivedendo i numeri, da 10, che ci sta sugli altri questi qua, ok, sono passati da 10 a 6 chilogrammi per unità di GDP. Quelli della Cina sono adesso arrivati a 6. Per quanto riguarda l'India stanno ancora a 2. Quindi quando parliamo e diciamo sempre, quando si dice sempre ma il problema è della Cina e l'India, in realtà Cina e India di lavoro ne stanno facendo. Permettimi, devo bloccare. A meno che il mondo è pieno di pazzi, però quelli che dicono il problema è l'India, la Cina, il Vietnam, l'Africa, non dicono il problema è adesso, il problema è domani. Siamo tutti perfettamente consapevoli, basta guardare. No, è lì che volevo arrivare. Fermati un attimo. Scusami. Il peggior peccatore in questo momento è il paese dove tu e io siamo, non c'è dubbio alcuno, no? E qui tra l'altro è ci potrebbero essere riduzioni enormi di consumi energetici se solo gli americani fossero educati a comportarsi in maniera meno folle. Il problema prospettico qual è? Il problema prospettico è che i processi di industrializzazione africani e indiani, a meno di una transizione al nucleare drastica che i cinesi hanno ricominciato a mettere in moto, non ho trovato un tecnico dell'argomento capace di convincermi che si possa saltare la fase dove siamo passati tutti, che è quella del manifatturiero. Cosa è successo? Daniele, ti è saltata la rete. Allora vorrei anche dire che finiamo, quindi vedo che c'è un Tarrizzi. Vai pure. Scusa, no, mio marito mi stava a interrompere perché ci hanno appena annunciato che ci danno la green card, quindi stava a saltare, non capivo che era successo, e oddio che è successo, invece hanno appena annunciato che ci danno la green card. Stasera andiamo a festeggiare, ok. Bene. Non c'entra niente. Allora, quello che hai detto... Quello a cui volevo arrivare io, ma in un modo contorto, perché poi mi perdo sempre, è vero che la transizione industriale deve ancora avvenire, e deve avvenire, cioè non possiamo dire all'India, alla Cina,
a parte la Cina, all'India, all'Africa, di non fare la transizione perché se no emettono troppa CO2. E il problema è che, appunto, è anche quello che sta scritto negli accordi di Parigi, che sta scritto nei vari documenti dell'IPCC, che hanno tutti quanti concordato, è che si riconosce intanto, e per chi diceva che sì, adesso emettono più di noi, ma il problema della CO2 è che è un problema di stock che rimane in atmosfera, e per adesso il 60% di quella che sta là sopra ancora l'abbiamo messa tutta noi. Quindi per adesso il problema, questo dal punto di vista di responsabilità, è nostro. Quindi, proprio in visione di questo, i documenti dell'IPCC, i vari documenti delle varie COP, concordano tutti quanti che sono gli stati avanzati che devono aiutare i paesi in via di industrializzazione a industrializzarsi, ma in un modo che impatti di meno sull'ambiente. Come è possibile? E questa cosa, ovviamente, perché serve questa cosa? Perché il carbone è ancora il modo più facile per trasportare e produrre energia. È facile e poco dispendioso, è il modo in cui l'Inghilterra, l'Europa e gli Stati Uniti sono diventati ricchi. Quindi per far sì che saltino, che tutti questi paesi saltino questo pezzo di transizione che porta benessere, però porta anche inquinamento, è che i paesi che già in questo momento sono riusciti a migliorare tanto, per esempio l'Europa, che è riuscita a tagliare già parecchio le loro emissioni, insomma, non ci diciamo, ma devono aiutare i paesi che sono ancora là. E questa cosa è ovviamente un'altra di quelle cose che ha un costo. Però questa è una cosa, scusate, adesso mi sono, sì, sono andato per la tangente. Questo è solo per dire che ci sono una marea di argomenti, quando si parla di tutto questo c'è un problema di equità, non solo intergenerazionale, ma anche dal punto di vista geografico, su chi ha emesso e quindi come distribuire, non le colpe, ma almeno le responsabilità, e quindi che cosa fare per andare nel futuro. E quindi è chiaro che per l'Europa, ridurre le emissioni del 50% è un lavoro duro, non c'è dubbio di questo, e penso che sbagli chi lo neghi, ma è una cosa che dobbiamo, numero uno dal punto di vista di responsabilità, numero due perché per noi e per gli Stati Uniti, quindi per i paesi sviluppati, è già avvenuto questo decoupling tra GDP e emissioni. Possiamo continuare nel lungo periodo, e con delle politiche giuste possiamo continuare a crescere e a stare bene anche riducendo le emissioni. Questa cosa non è possibile per i paesi in via di sviluppo, quindi è chiaro, nessuno chiede, da una parte nessuno chiede all'India di non svilupparsi, dall'altra però gli chiediamo anche di farlo in un modo diverso e con il nostro aiuto. Questo secondo me apre, io sono anche d'accordo sul quadro che hai messo, anche se a me sembra molto interessante il contrasto fra il punto di vista tuo e il punto di vista di Gian Valerio. Io volevo fare una cosa un'oretta e mezza, che se l'oretta e mezza sta per chiudersi, io fra un po' devo andare, perché qui da voi sulle, beh no, da a me sono a Istaca sono le 5:20, qua sono le 4:20 e devo andare a fare delle spese con un collega. E invece l'Italia sulle 11:20. Ma guardate, ci torneremo, perché vedo che continuo a vedere affermazioni su Twitter interessanti. A mio avviso il problema poi è epocale, quindi recluto sia Daniele che Gian Valerio per un'altra serata, magari anche domani stesso, magari più organizzata, e vediamo se troviamo qualcuno strettamente esperto di automotive. A me sembra però significativo il contrasto fra i due punti di vista, cioè quello di Gian Valerio, che dice vabbè, sarà anche politica, ma alla fine succede, e quindi chi è sveglio si adatta, chi non è sveglio ci rimette. Quello di Daniele, che dice dobbiamo aiutare una roba di 1,5 miliardi di persone come l'India a fare i bravi. Io, se mi permettete, ho dubbi su entrambe le impostazioni, nel senso che una mi sembra di un volontarismo ottimista, unico, e l'altra mi sembra un po' narrow-minded, nel senso che non prende in considerazione che poi gli aspetti sociali ci sono. Però è rilevante, però sono le vostre posizioni, va benissimo, io le discuto. Se ne avete voglia, anche domani magari organizziamo con qualcuno in più. Ci sono persone che si vogliono aggiungere, però ecco, lo dico un'altra volta, per aggiungersi bisogna fare come ha fatto Gian Valerio, che non conoscevo, e piace. Si è presentato con la sua webcam, col suo nome, col suo cognome,
E così non è arrivato un marziano. Se uno arriva con la webcam spenta, col nome di fantasia, e non so chi sia, francamente, io la porta non la apro, ecco, mettiamolo così. Sarò anche cattivo, ma... quindi sono benvenuti tutti quelli che vogliono contribuire, ma almeno, insomma, presentandosi, ecco. Bisogna metterci la faccia. Sì, ecco, appunto, metterci la famosa faccia, perché sennò che discussione fra persone adulte... E vabbè, allora ripartiamo da qua, ripartiamo da un lato dalla visione che succederà ai posti di lavoro, che io credo sia rilevante discutere, perché credo sia molto rilevante per l'Italia, un grosso pezzo di manifatturiero italiano in ballo e credo ci sia abbastanza assenza di consapevolezza nel nostro paese su questo ballo che nei prossimi 10 anni post pandemia diventerà molto intenso. E poi c'è l'aspetto mondiale di aiuto, a me non piace molto la parola, vabbè, ma Daniele l'ha usata, quindi usiamola, di cooperazione, di intervento, di convinzione verso quei 4 miliardi che vogliono la crescita economica, ma che vista la situazione di global warming dovranno averla in una maniera molto diversa. Bene, salutiamo. Io vado a festeggiare. Io vado a festeggiare, congratulazioni. Grazie. Sono contento anche io, cos'era? 20... Me l'hanno data, aspetta, me l'hanno data nel 90... Ero a Norwest, ero a Kerry, 92, madonna quando sono vecchio, me l'hanno dato 20 anni fa. Ok, ci sentiamo allora. Auguri! Grazie della grazie, grazie anche a Gian Valerio. È stato un piacere, la maniera per, se hai voglia di tornare, con piacere. Proviamo a fare direct message su Twitter se vuoi. Va bene, d'accordo. Ti ringrazio, molto, sei stato gentilissimo, e mi ha fatto molto piacere conoscerti. Piacere mio, anche se abbiamo opinioni diverse, ci confrontiamo. L'importante è confrontarsi, secondo me, confrontarsi civilmente, uno ha le proprie opinioni, le cose, poi magari uno convince l'altro, no? Esattamente. La vita, no? O quantomeno le proprie visioni un po' si allargano. Ci aggiungono ulteriori informazioni, no? Va bene, allora, arrivederci a tutti, mi sa che domani sulle 10, visto che domenica, stasera eravate tutti fuori a ballare, domani domenica ci riprendiamo l'argomento che mi sembra epocale. Grazie, ciao! Grazie e buone spese. Ciao, buona serata, ciao.